Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura andiamo subito a L'Aquila. Il Consiglio Comunale compatto contro la restituzione delle tasse sospese dopo il sisma del 2009, ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno proposto dal sindaco Biondi, che chiede di aprire un tavolo con il governo. Il servizio di Daniela Rosone. Consiglio Comunale dell'Aquila compatto sulla restituzione delle tasse sospese. È stato infatti approvato all'unanimità l'ordine del giorno. Il sindaco Biondi chiede in questo senso di aprire un confronto urgente con il governo. Un ordine del giorno approvato all'unanimità relativo alla vicenda della restituzione delle tasse e dei tributi sospesi dopo il sisma del 2009, richiesta a imprese, professioniste e titolari di partita IVA. Il provvedimento proposto dal sindaco Biondi e in conferenza dei capigruppo e sostenuto da tutti i partiti e le forze civiche presenti nell'assise civica impegna il sindaco e la giunta del comune ad assumere tutte le azioni utili, dirette a proporre presso il governo e gli altri enti interessati l'apertura urgente di un tavolo tecnico volto ad individuare soluzioni per la sospensione delle procedure di recupero degli aiuti concessi alle imprese a seguito del sisma 2009 disposto dalla Commissione europea. Contestualmente con l'ordine del giorno si impegna a chiedere al governo la sospensione del provvedimento di nomina del commissario ad acta in attesa della definizione di tutte le problematiche di cui all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è stato trasmesso anche alla Regione Abruzzo nella persona del vicepresidente con delega alle attività produttive e alle politiche per la ricostruzione e a tutti i sindaci dei comuni del cratere al fine di condividere contenuti e iniziative. La cronaca, tragedia sul lavoro questa mattina alla Simplast di Civitella del Tronto, nel Teramano, azienda che produce materiali in plastica a Santa Reparata. Un operaio, Stefano Chiodi, di 31 anni, dipendente di una ditta esterna che si occupa della manutenzione dei macchinari, è rimasto schiacciato da un rullo grafico in uso alla stessa azienda, riportando gravissimi traumi alla testa. Il giovane è stato soccorso da alcune persone presenti nella azienda in attesa dell'arrivo del 118, ma tutto si è rivelato inutile. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco. E poi ancora gli ex commissari straordinari di Carichieti, nominati dalla Banca d'Italia, Salvatore Immordino e Francesco Bocchicchio, sono indagati dalla Procura di Chieti. Lo ha confermato il procuratore di Chieti, Francesco Testa, in audizione davanti alla commissione bicamerale di inchiesta sulle banche, spiegando che l'ipotesi di lavoro è l'eccessiva svalutazione dei crediti avvenuta poco prima della risoluzione del novembre del 2015. Il reato ipotizzato è quello di bancarotta, ma serve il profilo di dolo e questo è tutto da accertare, ha aggiunto il procuratore. Il vicepresidente della Giunta regionale Giovanni Lolli ha illustrato i risultati del bando di ricerca e innovazione delle grandi imprese nell'ambito della programmazione PORFESR 2014-2020. È stata resa pubblica la graduatoria finale con l'indicazione dei grandi progetti finanziati. Si punta ad ampliare la misura per spingere l'innovazione nelle imprese, arrivando alla cifra di 80 milioni di euro. Vediamo. Noi mettiamo, diciamo, era un po' una scommessa. Non si era mai tentata in Abruzzo, cioè fare un bando per progetti di ricerca sopra 5 milioni di euro. Hanno risposto 15 raggruppamenti, tutti quanti hanno fatto progetti straordinari, noi con le risorse importanti che abbiamo riusciamo a far scorrere i primi 5, ma l'annuncio che io faccio oggi qui è che la nostra volontà è mettere un altro pezzo di FESR per far scorrere ulteriormente questa graduatoria. Sono progetti di dimensione veramente imponenti e quando noi avremo fatto scorrere la graduatoria arriveremo a 80-90 milioni di euro di investimenti in ricerca in questa regione. È uno sforzo che insomma non si era mai fatto in altri momenti, che fa, diciamo, il paio con il risultato fenomenale che hanno avuto 33 imprese abruzzesi vincitrici dell'Horizon 2020. E d'altra parte il fatto che FCA, cioè Fiat, la più importante azienda italiana, abbia deciso di estendere all'Abruzzo il proprio orizzonte per delle regioni in cui fa ricerca, che prima erano 3, adesso sono diventati 4, è un'ulteriore testimonianza che la direzione è quella giusta. Naturalmente io non dimentico mai che un pezzo dell'economia abruzzese e anche delle industrie abruzzese vivono momenti drammatici, di crisi terribili che
personalmente, insomma, seguo con il massimo impegno una per una, ma le due cose non sono due mondi incomunicabili. La nostra idea, come d'altra parte l'idea del governo con l'industria 4.0, è che questo paese e questa regione abbiano un futuro industriale, ma questo futuro industriale è legato alla capacità di stare di più sul terreno dell'innovazione, della ricerca e delle tecnologie. Incontro ieri pomeriggio tra gli amministratori comunali di Penne e i vertici della Fondazione Paolo VI per dare delle risposte certe al comitato Abbattiamo le barriere, che pochi giorni fa era sceso in piazza per protestare contro la riduzione delle prestazioni sociosanitarie. Servizio della redazione di Vestina News. Noi abbiamo fatto questo incontro perché era un incontro doveroso anche nei rispetti delle famiglie che in questo momento stanno subendo questa carenza da parte delle istituzioni. Stiamo cercando di intraprendere una strada, abbiamo un po' di soluzioni che stiamo cercando di vagliare per trovare una soluzione giusta. Stiamo lavorando appunto per questo. La Paolo VI ha garantito che ha tutte le intenzioni a mantenere la struttura a Penne. Adesso rimane da valutare, trovare una soluzione appunto per il diurno dei disabili. Il problema momentaneamente è rientrato quello della protesta che si è avuta sabato scorso qui a Penne. C'è stato uno scambio di idee dove giustamente loro hanno rivendicato hanno protestato per delle giuste motivazioni. Adesso sta a noi istituzioni cercare appunto di trovare la soluzione ottimale. È diverso la questione del sociale con la questione della sanità? Oddio, adesso c'è un'integrazione sociosanitaria, quindi molto spesso i due argomenti si accavallano tra di loro, quindi è difficile scindere la parte sociale dalla parte sanitaria. Adesso sì, la parte sanitaria della Paolo VI è rimasta, però adesso dobbiamo cercare di trovare una soluzione alla parte sociale che riguarda questi ragazzi. Il consigliere comunale di Pescara, Massimiliano Pignoli, della lista Teodoro, ha illustrato gli emendamenti migliorativi relativi alla delibera riguardante l'affidamento dei cimiteri di Colle Madonna e San Silvestro ad Attiva fino al 2022. Paolo Renzetti. Consigliere Pignoli, avete presentato degli emendamenti migliorativi per quanto riguarda la gestione dei cimiteri di Pescara da parte della municipalizzata Attiva. Di cosa si tratta nel concreto? Sono circa 24 emendamenti. I primi 20 sono di carattere formale e invece gli ultimi 4 sono di carattere sostanziale. Quindi andiamo sulla sostanza, in poche parole. Ormai tumulare un proprio carro è diventato una spesa troppo importante per i pescaresi. Per cui abbiamo dato la possibilità al dirigente ed Attiva di concordare delle agevolazioni particolari per le persone che non si possono permettere di tumulare il proprio carro. E quali potrebbero essere le agevolazioni? Quella ad esempio di pagare un po' al mese la tumulazione del proprio carro. La seconda è l'individuazione di un altro front office, l'apertura di un altro front office di Attiva. Noi riteniamo, soprattutto per le persone anziane, che si debba, e quindi è stata accettata dal Consiglio Comunale, l'apertura di un altro punto ufficio nella zona nord della città, in modo che sia più fruibile ai cittadini di Pescara. Il terzo emendamento ho ricevuto sempre segnalazioni da parte dei cittadini della sporcizia dei cimiteri e che i cimiteri non sono curati. Ebbene, da oggi in poi Attiva ogni 3 mesi dovrà rimettere un accurato e dettagliato rapporto di quello che ha fatto in termini di opere manutentive all'interno del cimitero, indirizzata al sindaco, all'assessore competente e al presidente della commissione lavori pubblici e cimiteri. La penultima è quella degli orari. L'ultima, e per finire, è quella relativa al bando. Attiva avrà la gestione fino al 2022. Qual è la questione? È che avendo la gestione noi abbiamo dato mandato agli uffici di preparare una gara pubblica. La gara pubblica chi ne beneficia poi? Chi usufruisce del servizio? E chi è che usufruisce del servizio? I cittadini di Pescara. Per cui ci sarà una situazione positiva rispetto a questa cosa. Inaugurato a Pescara un parcheggio da 50 posti in via Strada Comunale Piana all'angolo con Via Volta. Nessun costo per l'amministrazione comunale.
Oggi si raccolgono i frutti di un lavoro fatto nel passato, Teodoro, un lavoro che risale a oltre 10 anni fa con Carlo Pace sindaco, con l'assessore Candeloro e con lei presidente di quartiere qui del quartiere di Porta Nuova. Io allora ero presidente di circoscrizione quando fu presentato questo progetto del PUE e come circoscrizione approvammo il tutto e ci battemmo fortemente affinché quest'area fosse un'area che veniva destinata per i servizi alla cittadinanza poiché era in un degrado fortissimo e nell'abbandono più totale. Grazie a dei cittadini che hanno voluto questo, sollecitandocelo quotidianamente, siamo riusciti a far inserire questo progetto. Poi per diversi anni inspiegabilmente gli ultimi 6 anni non si riusciva a poter aprire poiché mancava una perizia tecnica da parte del tecnico incaricato che era un ex dirigente del comune di Pescara. Uno dei primi impegni che ho assunto da consigliere comunale per far sì che ripartisse tutto l'iter per permettere a questa zona di avere questo parcheggio di 50 unità di auto e lei come può vedere qui ci sono macchine a centinaia parcheggiate lungo la strada poiché non abbiamo un parcheggio. Oggi con questo parcheggio elimineremo tante problematiche a tante aziende grandi che sono qui, a delle palestre, a dei centri sportivi e anche a tanti cittadini che vi risiedono. Quanto è costata l'opera al Comune di Pescara? L'opera al Comune di Pescara non è costata niente perché è un'opera che fa parte appunto di questo PUE che doveva essere realizzato in cambio di queste realizzazioni. Diciamo abbiamo portato avanti il collaudo negli ultimi mesi, era una cosa che si era fermata da un bel po' di tempo, abbiamo detto 2003-2004, insomma sono passati un bel po' di anni, quindi non è un'opera nostra, non è un'opera di cui l'amministrazione comunale si può vantare. Però sicuramente si può vantare di aver accelerato il collaudo e di restituirlo oggi alla città. Restiamo sempre a Pescara, cambia ancora la pasta nelle mense delle scuole comunali. Come annunciato questa mattina dopo l'esposto del Movimento 5 Stelle arriva un prodotto interamente italiano come previsto dal capitolato. Onorevole Colletti, c'era stato questo esposto del Movimento 5 Stelle, oggi c'è questo nuovo cambio di pasta da parte del Comune di Pescara, avevate probabilmente ragione voi? Questo diciamo lo scoprirà, ce lo dirà l'inchiesta che è attualmente coordinata dalla Mantini. Il vero problema ci sembra strano che di punto in bianco da una settimana all'altra la ditta aggiudicataria dell'appalto cambi pasta, perché se andava bene quella di prima perché cambiare pasta e metterne una da cui risulta chiaramente che 100% grano italiano, come noi chiedevamo sinceramente per rispondere al capitato speciale di appalto che prevedeva questa fornitura. Prima c'era una pasta, poi ne hanno messo un'altra, adesso l'hanno cambiata definitivamente con quella di grano effettivamente coltivato e prodotto in Italia. Quindi chiediamo spiegazioni del perché è stata cambiata, visto che probabilmente avevamo ragione. Il vostro esposto verteva sul fatto che nel capitolato era scritto che bisognava utilizzare pasta prodotta, pasta al 100% italiana. Coltivata soprattutto in Italia, questo era molto importante. Invece sappiamo anche attraverso servizi televisivi importanti come il Report che purtroppo le paste precedenti avevano grano di tipo canadese dove purtroppo c'è una presenza anche se a norma di glifosate che è un diserbante insomma, abbastanza pericoloso. Che è ritenuto cancerogeno. Qualche tempo fa, proprio su questa questione, l'assessore aveva parlato e ha detto che il Movimento 5 Stelle faceva allarmismo. Diciamo che l'assessore era poco informato oppure era stato male imbeccato da qualcuno. Io spero più la prima piuttosto che la seconda. Ora dovrebbe spiegare come mai questo cambiamento di registro da parte dell'aggiudicatario. Magari lo potrebbe spiegare sia lui che la dirigente del servizio. Il Conservatorio Braga di Teramo ha una nuova sede in via Noè Lucidi, nella zona centrale della città. All'interno della palazzina, nell'ex IMPDAP, ora IMPS, presa in affitto grazie ad un accordo stipulato tra il Conservatorio e il direttore regionale dell'IMPS. Un imponente palazzo di 1500 metri quadrati, disposto su 4 livelli, con la presenza anche di un auditorium da circa 350 posti. Il grande spazio ha permesso di creare al suo interno numerose aule e uffici amministrativi a disposizione degli studenti del Conservatorio e Servizio. Siamo molto orgogliosi di presentare alla cittadinanza questa nuova sede
che è dotata di un piano terra, un piano primo, un piano secondo, un piano 1S, dove addirittura abbiamo in mente di riesumare le nostre cose museali, i vecchi strumenti, i vecchi libri, a testimonianza di 122 anni di storia che Teramo non può dimenticare. Quindi siamo veramente molto orgogliosi di presentare a Teramo questa ripartenza di questo grande conservatorio, che poi è il più antico d'Abruzzo perché conta, come ho detto, 122 anni. Il dicembre è veramente un mese per noi pieno di grandi eventi. Il 12 andremo a suonare alla Camera dei Deputati a Roma. Noi abbiamo puntato moltissimo su un'orchestra giovanile diretta dal maestro Simone Genuini, con 50, in genere si dice professori d'orchestra, noi porteremo degli allievi d'orchestra, però questa cosa avrà risalto nazionale, più faremo dei concerti anche a Teramo. Cerchiamo appunto di alzare un po' l'asticella, anche perché non bisogna dimenticare quello che eravamo e quello che siamo. Eravamo un conservatorio abbastanza empirico, fondato su pochi allievi, un corpo docente molto, abbastanza carente, insomma disastri e problemi veramente importanti. Ma dopo due anni diciamo che abbiamo dimenticato questa partenza e adesso ci presentiamo veramente alla cittadinanza con grande piacere e con grande orgoglio. In occasione della giornata mondiale dell'AIDS, questa mattina a Pescara il direttore dell'unità di malattie infettive del presidio ospedaliero Giustino Parruti, con i vertici della ASL, ha presentato gli importanti risultati ottenuti con il progetto obiettivo diagnosi di HIV-AIDS, attualmente in corso in Abruzzo. Oggi è la giornata mondiale contro la lotta all'AIDS e la ASL di Pescara mostra i risultati davvero brillanti di un progetto che è sostanzialmente sperimentale, finanziato appunto dalla Regione Abruzzo, con la quale abbiamo risultati molto importanti circa lo screening su una malattia che esiste per fare prevenzione. Tutto questo poi ci porta anche ad un ambizioso progetto, quello cioè di entrare in un certo circuito di città europee, in Italia c'è solo Milano, e quindi noi insieme a Milano siamo la prima città che diciamo avvia questo percorso, che vuole essere naturalmente quello di ampia prevenzione rispetto ad un male che sembra dimenticato ma che esiste. La ricetta abruzzese che stiamo cercando di esportare e che ci ha messi e visti tutti insieme al lavoro è di avere messo le nostre unità in rete, per cui la prenotazione per il test, che si fa comodamente nelle ore pomeridiane e senza nessun contatto con i telefoni della ASL via web, permette all'utente, con un nomignolo, senza nessuna necessità di mostrare la propria identità, di prenotarsi dove meglio preferisce in rete. Quindi il pescarese può prenotare ad Avezzano, l'aquilano può andare a Vasto, riducendo al minimo il rischio di identificazione. Per questo sistema siamo riusciti ad avere 10.000 test fatti in 3 anni e mezzo, che è molto più di quello che sinceramente avrei immaginato, e c'è stato un grosso riconoscimento anche dalle organizzazioni del territorio, che ci stanno chiedendo in questo periodo di fare quello che noi speravamo ci chiedessero, cioè di andare avanti e di arrivare fino a che questo sistema diventi strutturato nel nostro sistema sanitario, cioè non più una sperimentazione ma una prassi, una buona prassi per favorire l'accesso al test. 10% di questi accertamenti poi è risultato positivo? Sì, perché la Regione Abruzzo ha favorito che, oltre al test per l'HIV, che è venuto positivo circa nell'1% dei prelievi, che è tanto ma è solo l'1%, la Regione Abruzzo ha favorito che gratuitamente abbiamo potuto fare i test per epatite B, C e sifilide su questi campioni. E questo ha fatto sì che altre 8-9 persone per ogni 10, per ogni 100, siano risultate positive. Quindi abbiamo un tasso globale di positività per malattie sessualmente trasmesse molto vicino al 10%, che è un grosso incoraggiamento ad andare avanti, perché tutte queste malattie sono state inviate al trattamento, non solo gli HIV, e quindi è una grande salute guadagnata. A Monte Silvano, all'interno del centro Porto Allegro, è stata organizzata l'11ª edizione della mostra di presepi La Magia del Presepe. Oltre 170 installazioni con una particolarità, un presepe dedicato alle vittime di Rigopiano. Servizio di Alfredo Primante. Avete organizzato questa mostra, l'11ª edizione, presepi per Natale, presepi che però quest'anno hanno una particolarità, anzi una particolarità, il ricordo delle vittime di Rigopiano.
Sì, infatti questo bellissimo presepe alla mia destra è tutto fatto a mano con 40 personaggi in movimento. E l'artista ha riprodotto la Bella Addormentata e la Slavina delle vittime di Rigopiano. Un presepe veramente emozionante. Qual è la particolarità di questa mostra? Questa mostra è particolarissima perché ci sono 80 artisti da tutte le parti d'Italia con presepi di tutti i materiali immaginabili e possibili. Polistirolo, pietra, sughero, gesso, dal bambino alla casalinga al vero artista. Questa è l'ennesima iniziativa che testimonia la vicinanza comunque del territorio al vostro comitato, ai parenti delle vittime di Rigopiano. Sì, una bellissima iniziativa che ci ha permesso di essere qui oggi. Ringraziamo, parlo al nome del comitato, ringraziamo gli artefici di questo in ricordo dei nostri cari. Non dimentichiamo che in questo presepe si ricordano anche le vittime dell'elicottero del 118 che due giorni dopo per fare il proprio lavoro sono morti. E quindi a noi fa molto piacere questa cosa, che venga ricordata questa tragedia, e li ringraziamo davvero, davvero tanto. Come e quando è possibile visitare questi presepi? L'inaugurazione ci sarà sabato 2 dicembre alle 17.30 e siamo aperti tutti i giorni dalle 9 a mezzogiorno e mezza, dalle 15 alle 22. Poi addirittura i festivi ci possiamo intrattenere anche fino alle 23.30. Apriamo ora la pagina dello sport e parliamo di Serie B e di Pescara. In solita conferenza prepartita stamani al Poggio degli Ulivi, il presidente Daniele Sebastiani ha affiancato il tecnico Zdenek Zeman, ribadendo la fiducia nei confronti del Boemo e confermando che il prossimo mercato sarà utile per snellire la rosa. Per la gara di domani contro la Ternana, anche oltre che i lungodegenti Balzano, Bovo, Proietti e Sela, si saranno assenti anche Coda, Campagnaro e Ganz. Il centravanti ha risentito questa mattina di un problema alla caviglia, riportato martedì in Coppa Italia, e non è a disposizione. Sarà invece a disposizione per lui prima convocazione il difensore Guglielmo Stendardo. Per Rotta e Fornasier saranno i centrali. Ballottaggio, Zampano, Crescenzi a destra. In attacco, dopo la buona prova di Genova, scalpita Benali che contende una maglia a Capone. Vediamo la conferenza congiunta di Sebastiani e Zeman. Ho detto che eravamo tutti sotto esame, e per dire tutti sotto esame intendevo dire che quando le cose vanno male, così come ho detto al mister l'altro giorno che eravamo soli, che purtroppo qui si apre il giornale e si legge 4 sberle a Zeman, no, 4 sberle al Pescara. Così come quando il Pescara fa 4 gol a qualcuno, ha fatto il Pescara 4 gol, né Zeman che fa 4 gol o non è Zeman che piglia 4 gol. La posizione dell'allenatore non è in discussione. Ma nel modo più assoluto, e sono qua per questo io, non è che sono venuto per raccontare chiacchiere. Ieri mi raccontavano, no, che c'era uno striscione fuori dalla Camera di Commercio che diceva che lo stadio non interessa se non si sa che fine si fa. Io veramente rimango basito rispetto a queste cose qua, perché se c'è una cosa che si sa è che fine si fa, e probabilmente qualcuno non vuol sentire da quell'orecchio. Quindi quello che si fa a Pescara è ben chiaro a tutti. Oggi pomeriggio firmo il contratto per l'acquisto di questo centro, quindi che fine si fa si sa, e come probabilmente qualcuno o qualcun altro che spinge qualcuno non lo vuole sapere o non lo vuole capire. Vabbè, sul mercato il mio problema più grosso è che siamo troppi, e lavorare con 31 giocatori per me è difficile. È normale che se si riesce a lavorare con un numero più ristretto, con i ruoli coperti con doppioni, si può lavorare meglio. Adesso a gennaio sicuramente ci aspetta un'altra situazione che ci consentirà di sfoltire un altro poco questa rosa, magari ci consentirà di andare a prendere uno o due elementi che ci possono aiutare a fare qualcosa in più, quello sicuramente. Purtroppo non abbiamo la convinzione di giocare per far male e concentrazione
per non farsi male. E quello non si compra in farmacia. Io continuo a dire che ho fatto tutta la mia carriera basata sul lavoro. Continuo a dire che allenandosi in 31 è difficile, anche per la partita, nel senso giocano, gli altri non giocano, la concentrazione poi è difficile da trovare nei giocatori. Però dobbiamo cercare di, nonostante questi problemi, di applicarsi di più e lavorare di più, convinti che stiamo facendo campionato importante per noi. La Ternana ha cambiato tanti schieramenti, tanti moduli, anche durante la partita, forse è più a secondo del risultato che c'è in campo, però a prescindere che a tre giocano pochi, non so, io non posso dare consigli a Pochesci come mi deve affrontare. E nella Ternana mancheranno gli infortunati Albadoro e Ferretti, che non sono stati convocati. Oggi ha parlato in conferenza stampa il vice allenatore Emilio Coraggio, visto che il tecnico Pochesci sarà squalificato per la gara di domani. Sotto il profilo del gioco non si può assolutamente appellare niente a questa squadra. Tanti risultati, con i tre punti è normale che i pareggi non valgono tanto, quindi è molto importante la vittoria. Quindi andiamo a Pescara con l'intento di poter portare a casa l'intera posta in palio, come sempre è stato in tutti i campi. Ma il Pescara è una squadra costruita per far bene, composta da giocatori importanti, da un allenatore importante, una squadra che gioca a calcio, una squadra che propone calcio propositivo, una squadra che fa dell'attacco la priorità come squadra, quindi è simile alla nostra, quindi anche noi siamo molto propositivi, sicuramente verrà fuori una bella partita. Ci saranno molto probabilmente molte occasioni, speriamo che siano molto di più le nostre, però ecco, ripeto, noi andiamo a Pescara per fare la nostra partita, non siamo abituati a fare barricate, non siamo abituati a difenderci, non siamo abituati a fare un calcio difensivista. Il mister, la mentalità del mister è quella là, quella sempre di attaccare, quella sempre di cercare di far gol, è quella sempre di non andare in nessun campo a difendersi. Ieri è stata anche una giornata speciale per la presentazione, il lancio del progetto del nuovo stadio, la Pescara Arena. Nelle previsioni più ottimistiche i lavori potrebbero partire nel 2019 e lo stadio potrebbe essere pronto per la stagione 2020-2021. C'erano i big dello sport italiano, in particolare il presidente del CONI Malagò, che ascoltiamo, assieme all'ex presidente della Lega di Serie B, ora presidente del Credito Sportivo Italiano, Abodi. Ecco, a tal proposito, quanto è difficile arrivare alla conclusione di questo lungo iter e quale sostegno può dare il CONI? Ma guardi, ogni realtà locale è diversa l'una dall'altra, sarebbe poco serio accomunarle. Quello che le voglio dire, anche per esperienze dirette, che noi possiamo intervenire a livello di moral suasion per spiegare quanto questo sia sotto un profilo sociale, sia sotto un profilo sportivo, occupazionale, qualcosa di molto importante, ovviamente rispettando le norme, le regole. E poi voi sapete perfettamente che noi abbiamo una struttura considerata di eccellenza, questa di CONI Servizi, che oggi di fatto certifica, abilita, omologa gli impianti, e quindi sicuramente noi non facciamo perdere neanche un secondo al progetto, quindi le persone tecnici sono già predisposte. Poi è chiaro che tutti gli aspetti più specifici, che riguardano ovviamente le conferenze di servizi, le autorizzazioni, quelle non competono a noi, però insomma la nostra parte la facciamo in pieno. Beh, per me è una doppia soddisfazione, perché questo è un progetto che comunque è iniziato con Bifutura e proseguirà con il Credito Sportivo, quindi c'è il mio passato, il mio presente e il mio futuro. È un progetto importante prima di tutto perché si realizzerà, e quindi non si tratta semplicemente di un annuncio, si è già molto avanti. Come sapete, comunque è un progetto che ha subito una serie di evoluzioni in questi anni. È un progetto simbolico, perché è un progetto che avviene in un'area privata,
La società, io mi auguro che nell'arco del 2018 riesca a chiudere tutta la procedura, e quindi è un cantiere che si apre velocemente ed è un bel esempio di positività, così come tanti altri ne ha dati la Pescara Calcio, perché sulle infrastrutture, a partire dal centro di allenamento, nel progetto sportivo che è sempre stato all'avanguardia, Pescara è diventato un punto di riferimento per il calcio professionistico. Ed ora la Serie C, domenica di pausa forzata per il Teramo, che avrebbe dovuto giocare con il Modena in questo fine settimana. Il capitano dei biancorossi, Ivan Speranza, analizza l'ultima sconfitta con la San Benedettese, uno stop particolarmente pesante, soprattutto per la tifoseria biancorossa. Ma ci dispiace tanto, perché sappiamo quando, soprattutto io e qualcun altro che ci sta da più tempo qui, sappiamo Teramo quando tiene a questa partita. Ci dispiace veramente tanto non aver dato una gioia ai tifosi, ovviamente. Però purtroppo il calcio è questo. Sicuramente, ma noi in campo comunque entriamo sempre per vincere, questo è poco ma sicuro, per far bene e portare a casa il risultato pieno. Purtroppo, ripeto, le ultime due partite non ci è riuscito. Col Gubbio penso di aver fatto comunque una buona prestazione di squadra. Abbiamo avuto quei 3-4 minuti che abbiamo preso quei due gol, poi non siamo riusciti a far gol, e domenica, lunedì sera lo stesso con la Samb. Ripeto, è stata una partita comunque abbastanza viva fino alla fine. Sicuramente dobbiamo, come dici tu, fare qui un fortino. Deve essere qui, deve passare la nostra salvezza, questo è poco ma sicuro. Ma sai, dopo una sconfitta forse è meglio giocare, così arriva subito a partita per rifarti immediatamente. A livello fisico penso che stiamo bene, perché siamo una squadra che corre tanto, corre fino alla fine, su quello lì non c'è problema. A livello mentale, ovviamente, il fatto di non vincere, il fatto di comunque non fare il risultato pieno, è ovviamente, quando si vince ognuno di noi cresce la sua autostima, quindi magari dai molto di più, è più facile. E magari solo quello ci manca a noi, magari fare qualche risultato positivo, qualche vittoria soprattutto, che magari qualcuno di noi capisce veramente le potenzialità che ha. Il presidente può fare tutto quello che vuole, ovviamente, è un presidente che comanda lui, quindi è giusto così. Lui è uno che comunque vive il campo, vive lo spogliatoio, diciamo, quindi sa, ci vede. E quindi è giusto che anche lui pretende e ci sprona. Questo per noi fa solo che bene. Dobbiamo ovviamente, ripeto, lavorare tanto e migliorare su tutti i nostri limiti e errori che abbiamo fatto fino adesso. È davvero tutto per questa seconda edizione del TG6, la prossima alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.